Ciao a tutti, siamo qua per parlare del progetto della Unit Emergenze Spirituali. Diciamo, questo progetto è nato all'interno di ITI, della scuola di psicoterapia, da una chiamata profonda e molto sentita rispetto a quelle che sono le crisi o emergenze spirituali o psicospirituali. Incontrerete anche, diciamo, studiando negli anni nel paradigma transpersonale, appunto, ha dato molta attenzione a questa fenomenologia, diciamo, questo concetto. È veramente, diciamo, un panorama molto importante, soprattutto oggi, dove si richiama appunto il tema dell'emergenza, e quindi è un tema assolutamente attuale e molto interessante, che dà veramente, può dare tantissime riflessioni, tantissimo aiuto anche rispetto al periodo in cui ci troviamo tutti, insomma. Quindi questo tema che sembrava un po' relegato in un angolo, in realtà, secondo noi, insomma, è veramente significativo e è davvero, insomma, attuale, importante fare una riflessione ai nostri giorni su questo, soprattutto appunto negli ultimi 2 anni dove, insomma, è capitato quello che stiamo vivendo ad oggi, insomma. Quindi le emergenze spirituali, le crisi psicospirituali riguardano un ambito appunto di crisi che la persona si trova a vivere e si delineano intorno a tutta la tematica soprattutto di tipo spirituale, quindi esistenziale anche, dove sono presenti grandi emozioni, risveglio di traumi molto profondi, tutta una serie, diciamo, di fenomenologie. Quello che insegna l'emergenza spirituale, oggi si parlava di andare oltre, è che c'è sempre un emergere, nel senso che questa crisi porta in realtà ad una possibilità molto grande e quindi è un'immersione di, in realtà, di tante possibilità, di tanta crescita, di tanta bellezza, di tanta potenzialità. E quindi, come il transpersonale ci insegna, è un navigare dentro, un surfare all'interno di questa onda che sembra che ti travolge, poi in realtà fa emergere tutti i suoi tesori anche. Quindi questa è anche un po' la riflessione anche a livello collettivo, ecco, adesso siamo con un'emergenza globale, quindi è significativo, Pierno diceva, è importante avere le mappe e guardare davvero il processo in cui noi siamo, la natura del processo, sia a livello personale che collettivo, appunto in questo momento. Ho la fortuna di lavorare con dei colleghi molto appassionati, molto generosi e ci incontriamo ormai da qualche anno e stiamo portando avanti questa riflessione all'interno dell'istituto. Ci sono anche dei colleghi al di fuori dell'istituto. Abbiamo a settembre uscita la visione sottile con diciamo, i nostri articoli, qua trovate tante informazioni. Un po' anche del progetto, di come si è strutturato, di come sta andando avanti. Noi stiamo portando avanti diverse iniziative e siamo anche molto, diciamo, aperti anche a collaborazioni, idee, per cui è tutto naturalmente in essere un progetto che ci auguriamo che vada avanti, insomma, negli anni, anche perché davvero è ancora pionieristico. E grazie sempre va a ITI che ha accolto, diciamo, questa, diciamo, proposta e poi a tutte le persone che poi negli anni hanno mostrato un grande interesse e con cui stiamo lavorando tanto bene, insomma, ed è un piacere, ecco, stare insieme e anche Condividere. condividere. Esatto, c'è anche, diciamo, tra i promotori c'è anche la dottoressa Illuminati Loretta che non era potuta essere qua oggi e a lei va anche un ringraziamento speciale, insomma. L'unità, parte dell'unità sono anche le lezioni da qualche anno, al terzo e quarto anno i seminari sul tema delle emergenze spirituali. Nel 2019 c'è stato un corso ICM, speriamo appunto di riproporlo anche nel 2021. C'è l'idea e la speranza di un master nei prossimi anni, insomma stiamo lavorando a tante idee, tante cose insomma interessanti. Praticamente Elena ha detto tutto quello che facciamo, forse ti sei dimenticata la giornata del 12 di maggio, che è la giornata dell'Emerging Day mondiale, cioè nel quale, Emerging Proud, scusate, dove c'è proprio questo desiderio di portare conoscenza affinché persone che vivano queste situazioni possano sentirsi non isolate, sapere che
c'è qualcheduno che in un certo senso è in grado di comprendere quello che stanno vivendo. Questo, come dice appunto Broth, molte situazioni problematiche vengono spesso etichettate come disturbi mentali, invece si possono leggere come una spinta del sé che sta andando verso quel suo slancio vitale, verso quella che è la dimensione della, come oggi è stata nominata, della psiche, della consapevolezza, verso la realizzazione di sé. E dove magari in questo percorso, anche a volte tumultuoso, i criteri dell'identità personale vanno un attimino a ridefinirsi, e questo va naturalmente a impattare sulle linee di maggiore fragilità del nostro, come siamo arrivati ad oggi, no? E questo crea veramente dei disagi. Personalmente, il mio interesse è proprio quello di, da una parte certamente comprendere che ci sono queste emergenze spirituali, che in effetti ci sono delle situazioni che dentro hanno la potenzialità evolutiva, quindi non hanno dentro la disgregazione come parte della psicologia può curare in un certo modo. Dall'altra parte, però, c'è l'opposto dove magari certi ambiti spirituali, il famoso bypass spirituale che parlavamo prima, come a volte attraverso il modello spirituale si facciano questi bypass, si voglia, vuole raggiungere il non duale così velocemente che in qualche maniera non è proprio il sé che sta conducendo il viaggio, ma sono spinte di parti disarmoniche dell'io. E quindi sento molto le parole di questa mattina di dover lavorare a pancia bassa, no? Nell'articolo io l'ho intitolato tanto in alto quanto in basso, proprio perché sento tanto il concetto che perché il viaggio spirituale sia il viaggio dell'essere umano, sia il più possibile, come dire, buono, adattativo, debba essere condotto dal sé e non da parti che in qualche maniera riguardano l'ego e che in qualche maniera non sono sufficientemente puliti. Come concludo nell'articolo, dico anche che alla fine, se la nostra storia personale è sufficientemente ripulita, se è sufficientemente diaguati, transconcizzati, come diciamo noi, maschere, copioni, insomma, tanti sono i termini, e anche sinonimi, se questi sono sufficientemente elaborati, è chiaro che il viaggio spirituale è pieno di fioritura, come qualcuno ha detto, di gioia e di connessioni. Ecco, questo è il nostro lavoro, no? Cercare anche adesso, stiamo cercando, volevamo anche cercare, stiamo lavorando a questo, che ancora non abbiamo proprio messo mano, proprio fare un vademecum per colleghi che si occupano di queste tematiche, un insieme appunto anche di casi. Vademecum che possa in qualche maniera dare anche una direzione, perché anche noi quando ci troviamo lì dentro a volte non è così facile e immediato navigare questi contesti. Ecco, tutto quello che sento di condividere è questo. Grazie, Mario.